Per me la vela è sport, ma quello che mi piace di più, sinceramente, è navigare. Il navigare comporta una conoscenza di tanti elementi, non per ultimo quello naturale, il mare e il vento che ti accompagna, e quindi ti completa anche come costruzione personale, come uomo. Come skipper la difficoltà maggiore è quella di gestire l'equipaggio, nel senso che ovviamente ognuno di noi ha il suo carattere e il modo di affrontare le cose, però quando sali sulla stessa barca devi lavorare tutti insieme per lo stesso obiettivo, e quindi questo è un compito abbastanza difficile, ma comunque vuol dire che lo skipper si assume. E il bello di navigare è che incontri la natura. Per esempio mi è capitato l'anno scorso di passare una notte straordinaria. C'era la bonaccia totale, quindi il mare era uno specchio, e quindi sembrava di navigare nel vuoto, perché le stelle, ovviamente non c'era la luna per fortuna, si riflettevano sul mare e sembrava di navigare nell'universo. C'è qualcosa di veramente straordinario, cioè la pelle d'oca. Allora, ogni barca dove ho navigato ci ho lasciato un pezzettino del cuore, no? Perché le sento vive, le sento partecipi alla mia gioia. E allora abbandonarle, cambiare barca è sempre difficile. Il salone nautico è un momento di incontro di tutti quelli che lavorano in questo settore. Per me lo è stato in passato, perché ho lavorato per costruttori di barche, per velerie, dunque mi incontravo con tutti quelli che cercavano di migliorare il prodotto che poi andava in uso comune. E la vela a quel tempo era il fulcro del salone, dunque mi piacerebbe che in futuro, probabilmente già da quest'anno, il salone ritornasse alla vela come motivo principale di interesse per il grande pubblico. Amici velisti, appassionati di vela, unitevi con me sotto questa bandiera e navighiamo verso il salone nautico dal 30 settembre al 5 ottobre, tutti insieme a Genova. Thank you.